Iniziativa questa sera del Partito dell'Italia dei Valori davanti al Teatro Fraschini. I dipietristi organizzeranno un volantinaggio per protestare contro i tagli governativi alle iniziative a sfondo culturale che avranno ricadute anche a livello locale, ad esempio nell'aumento dei costi di biglietti ed abbonamenti teatrali. Ci parla al telefono dell'iniziativa di questa sera il portavoce di Italia dei Valori, Francesco Arcari. Sì, buongiorno a tutti. Stasera abbiamo deliberato di manifestare pubblicamente il nostro dissenso rispetto alla sistematica scelta di soppressione del mondo della cultura ad opera del centrodestra ad ogni livello. E per ogni livello intendiamo dal più alto, cioè dal livello nazionale, fino al livello locale. Infatti abbiamo deciso di consegnare al pubblico un volantino che ricorda la decisione scellerata di qualche mese fa di tagliare oltre 130 milioni di euro di finanziamenti in sostegno di iniziative culturali, in particolare produzioni di film e produzioni teatrali. Questa somma, ricordiamo, che è pari a circa la metà di quanto il governo ha deciso di erogare a fondo perduto in favore dei comuni di Palermo e di Catania per i disavanzi di bilancio e i disastri creati dalle tecniche clientelari delle amministrazioni di centrodestra nei comuni. Insomma, una somma che si poteva risparmiare in quella direzione e continuare ad investire invece in cultura e spettacolo. Abbiamo ritenuto però doveroso anche dire che pure a livello locale questo tipo di scelta ha avuto delle ricadute. E infatti i biglietti e gli abbonamenti sono aumentati al Teatro Fraschini, sono aumentati di oltre il 20%. Sono stati venduti 300 abbonamenti in meno rispetto alla stagione teatrale 2008 e 2009 e ricordiamo inoltre che il Festival dei Saperi, che si è appena svolto, ha mostrato un incontestabile impoverimento di contenuti, di offerte e del livello generale delle manifestazioni. In sostanza, nonostante le parole profuse in campagna elettorale e nel programma del sindaco Cattaneo, l'amministrazione comunale ha deciso di seguire le scelte di PDL e Lega a livello nazionale, soffocando il settore della cultura e imbarbarendo il nostro. Chiediamo a tutti i cittadini di vigilare insieme a noi e di essere a fianco delle battaglie che non solo faremo in Parlamento e facciamo in Parlamento, ma facciamo anche in Consiglio Comunale.